Successo è Stefano Pesante nello scontro diretto del girone di Under 19 regionali per la Vissezze di Stirpe, che batte allo scavo l'SPQV Velletri capolista di Veroni 1-2. Il punteggio con due ripartenze nella ripresa di Campoli prima e di Lenola poi di Dariano, il gol dei rossoneri. Prima parte ad appannaggio dei padroni di casa, all'ottavo minuto punizione di Mastro Girolamo, deviazione velenosa che termina in corner poco dopo dal cross sulla sinistra, ancora Mastro Girolamo va in spaccata vicino al gol del vantaggio. Vissezze che risponde da angolo, mentre sempre da calcio di punizione colpo di testa da parte di Mirivic che termina sul fondo. Occasionissima infine alla mezz'ora con Ricco, ma Tartara in uscita blocca la minaccia del numero 4 in maglia rossonera. Nella ripresa Vissezze che parte più convinto e dopo questo calcio di punizione passa in vantaggio al quarto d'ora con Campoli in perfetta azione solitaria, il numero 20 semina il panico in diagonale perfetto, segna l'1-0. Non basta perché al 24esimo è Di Lenola a raddoppiare, Vissezze che si porta sul doppio vantaggio con la realizzazione da parte del numero 7 rossoblu. SPQV Velletri che accorcia le distanze con uno splendido calcio di punizione con Dariano al 33esimo, 1-2 e match praticamente riaperto. Tutto per tutto da parte dei padroni di casa che al 44esimo produce l'occasione per Russo in spaccata, Tartara para aiutato dalla traversa ed è l'ultima vera occasione per quanto riguarda i padroni di casa. Infine dopo 6 di recupero, match che termina praticamente qui.